football violence, we kind of hoped it had gone away, but here in Italy and other parts of Europe it's kind of come back quite recently. Why do you think there has been this increase in violence within the families? I think it's just like a kid, you know what I mean? If your kid's doing something wrong, if you don't teach him the right way to behave, he will keep doing it because he thinks he's right. So I think with the fans it's the same. You have to show them that when they come into the stadium, they have to enjoy themselves, they have to support the team that they came to support and to have a good time. And of course, people who making mistake when they're in the stadium, they have to be punished really hard, so they will not make it again. So by a hard punishment, do you mean being banned from the stadium for life? Being banned from the stadium for life, yeah. I think that is one of the way that the English work, and it looked like it's working really, really good. So why not look how England has been done in the last few years to try to do it in the other countries? Recentemente, quando ho fatto una breve esperienza alla Roma, ha visto un'atmosfera magari un po' diversa. Sì, sì. In Italia è proprio un grande problema dei stadi. In Italia, diciamo, di questi grandi paesi del football come Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, in Italia ci sono stadi scandalosi. Lì purtroppo tutti i soldi delle società la mettono sempre nei piedi dei giocatori, ancora di più, guadagnano ancora di più, però non nessuna squadra, nessuna società è capace di farsi uno stadio bello. Sì. Perché i stadi in Italia sono uno scandalo. Sì, sono tutti dal comune poi, no? Sì, anche per questo sono tutti negli anni 70, sono tutti vecchi, rotti, è chiaro, lì manca dopo anche la sicurezza. E allora, per colpa degli stadi, anche il fatto che c'è questa atmosfera più violenta, più esasperata in Italia. Sì, perché dopo spesso i tifosi dei diversi club, dei club contrari, sono troppo vicini, non si può fare delle barriere. Questo in Germania o anche in Inghilterra, anche in Spagna è molto meglio. Allora per cercare di calmare la situazione là, la cosa più importante sarebbe intervenire negli stadi per cioè, migliorare il... Migliorare i stadi, gli italiani che non mettono così tanti soldi, dare sempre ai giocatori, forse è meglio di piano piano cominciando a rifarsi anche i stadi.